Che regina, signori, sfata il tabù Rigamonti, o meglio, Brescia che non perdeva in casa da tantissimo tempo, regina che vince 2-0 in trasferta, finalmente anche si dà continuità in trasferta in termini di vittorie, quella famosa statistica di Inzaghi che lo vedeva qualche annetto fa aver fatto il record di vittorie in trasferta. Una regina che ottiene 3 punti d'oro per la rincorsa, diciamolo, innanzitutto alla salvezza, ma soprattutto ai playoff, comunque a fare a portare avanti un buon campionato. Una regina che con questa vittoria sarà più 6 da Bari, Parma, Genoa e Brescia, ma sono comunque tantissime le squadre lì dietro. Possiamo parlare di mini fuga di Frosinone Regina perché il Frosinone ha vinto ancora ed è a più 9 sulla terza, la Regina più 6 sulla terza, però è un campionato talmente livellato che c'è ancora un intero girone di ritorno, 3 partite del girone d'andata, ragazzi, è un campionato lunghissimo. Siamo secondi, sono felicissimo, anche oggi è da festeggiare, ma da domani subito c'è da pensare alla prossima giornata, anche perché adesso nel mese di dicembre ci saranno diverse partite consecutive dove si vedrà la vera forza di questa regina che tra l'altro la prossima ospiterà il Frosinone, primo in classifica che sta facendo un campionato straordinario, quindi sarà veramente complicata, sarà veramente difficile, però regina che deve cercare di fare il suo e ottenere i 3 punti. Una regina che quest'oggi ha schierato il solito 4-3-3 con Colombi in porta, Di Chiara, Camporese, Gagliolo e Pirozzi in difesa, Hernani, Maier e Fabiana a centrocampo con Rivas, Menezza e Canotto lì davanti. I due gol della Regina sono entrambi nel primo tempo, Fabian su assist di Hernani. In conferenza pre-partita, tra l'altro, alcuni giornalisti hanno detto Fabian non viene più coinvolto in fase offensiva, Talley ha fatto gol dopo 3 minuti e poi dopo 8 minuti all'undicesimo 2-0 di Menes su assist proprio di Fabiano, una vittoria importantissima, statistiche tiri 7-16, tiri in porta 4-7, possesso palla 49-51, regina che deve solo che continuare così, senza fermarsi. Io mi fermo, io sì, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.